Buongiorno a tutti, questa è una pubblicità. Oggi recensiremo questo prodotto per il sito banggood.com, questo grandissimo store dove potrete trovare qualsiasi prodotto di qualsiasi genere, come questo prodotto qua che trovate cliccando semplicemente sul link che trovate qua sotto nel mio video. Ci cliccate sopra e vi porta nella pagina per acquistare il prodotto. Che cos'è questo? Questo qui è un nastro per gli innesti. Abbiamo già fatto una recensione che riguardava la forbice per innesti, che è questa qui, e questo qui servirà per tenere chiuso l'innesto in modo che non entri acqua e tenerlo anche più fermo e persistente al vento. Adesso noi facciamo finta che questo qui sarà un pezzo da innestare, ok? Anche se non siamo nella stagione giusta, ma è giusto per far vedere che... Ok, tagliamo qua e poi ci vuole un pezzo dello stesso diametro. Adesso in questo caso sarà lo stesso pezzo, anche se non ha senso tecnicamente, comunque è giusto per fare l'esempio, ok? Allora, con le forbici si fa un bel taglio di qua in modo da creare la parte da innestare dentro, ok? E dall'altra parte si infila dalla parte opposta questo pezzo qua, ok? In modo da ottenere due pezzi che si incastreranno perfettamente dentro l'uno con l'altro. Posiamo le forbici, ok? Allora, i due pezzi si vanno a incastrare esattamente così, ok? Adesso in questo caso addirittura ho fatto un innesto che è sfavorevole perché tende a cadere, ok? Avrei dovuto farlo orizzontale, ma tra l'altro non c'è nessun problema, rifacciamolo, tanto è talmente semplice con queste forbici qua, ok? Allora, proviamo a rifarlo nell'altro senso, le mettiamo di qua e tagliamo, tac, fatto, e poi dall'altra parte ci infiliamo esattamente questo, così. E tagliamo, ok? In questo caso terrà sicuramente meglio, ok? Quindi già di per sé già sta su, come potete vedere, perfetto. Allora adesso ci mettiamo il nastro. A che cosa serve questo nastro qua? Ma come per tutti gli innesti, di solito o si nastrano o gli si mette sopra un prodotto per sigillarli, per tenerli chiusi in modo che non entri acqua, ok? Questo nastro qua dovrebbe essere biodegradabile e quindi non c'è bisogno di toglierlo quando l'innesto ha attecchito, ok? Poi se volete toglierlo potete toglierlo lo stesso, altrimenti lo lasciate lì e lui piano piano si scioglie, ok? Si tratta di un nastro che non è un nastro adesivo, è un nastro che però si attacca su se stesso, un po' come il cellofan, quello per gli imballi, che come potete vedere è molto elastico. Se io prendo e tiro, lui si allunga tantissimo, ok? Guardate come si allunga, proprio diventa super lunghissimo, ok? Adesso vabbè, ho esagerato, forse conviene tagliarlo. Diamo una tagliatina sempre con le forbici da innesto, ok? Poi effettivamente qua è ancora un po' troppo lungo, proviamo con un altro paio di forbici, forse probabilmente non sono le più adatte per fare questo mestiere qua, direi di no, ok? Perfetto, e proviamo a continuare. Comunque io vi consiglio, al posto di usare queste forbici qua, di usare un taglierino, che il taglierino va sempre bene per fare questi lavori qua, ok? E per esempio noi prendiamo un pezzo di nastro e lo tagliamo, io non sono mancino, quindi qua così, ok? Ricordo sempre che io non sono il massimo esperto di innesti, io gli innesti considerate che praticamente non li so fare, ne ho fatti pochissimi, hanno preso, sono stato fortunato, però questo video lo faccio perché per far vedere che questi prodotti qua che io sto usando potete usarli anche voi che non siete capaci a fare gli innesti come me, ok? E questo vi renderà tutto molto più semplice, più facile, maggiore probabilità di successo, ok? Poi ovviamente vanno fatti nella stagione giusta, non bisogna farli d'estate come sto facendo io solo per fare il video, ok? Perfetto, ok, facciamo una bella ingessaturina qua così, perfetto. Allora, in teoria lui tiene anche così su se stesso, però siccome non è proprio un nastro adesivo, ok, allora un nodino io alla fine glielo farei, gli farei un piccolo nodino, chiuderei il nastro così facendo un piccolo nodo, ok, eccolo qua,
vi stringe, e poi eventualmente, se non siete soddisfatti di quello che avete messo, ne mettete ancora un po'. Nel rotolo ci sono 100 metri di nastro, con 100 metri di nastro fate veramente molti innesti, ok? Quindi non c'è bisogno di essere parsimoniosi, se ne mette la giusta quantità va bene. Sicuramente l'acqua non entra con questa cosa qui, mi sembra che aderisca proprio bene 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 al legno, quindi tirandolo un pochettino direi che va più che bene. Ok, tagliamo di nuovo, taglierino, dove l'ho messo? Non lo so, eccolo qua. Ok, altro nodino e siamo a posto. Un piccolo nodo, non è neanche semplicissimo fare il nodo perché lui comunque tende un po' ad appiccicarsi su se stesso. Ok, però permette comunque di farlo. Quindi fate anche 2 o 3, e poi potete per esempio prendere l'altro pendaglio che avete lasciato e annodare un pezzo con l'altro. Ovviamente io l'ho lasciato troppo corto, così è più difficile da fare, visto che mi piace fare le cose difficili. Ecco, perfetto, e come potete vedere questo qui adesso tiene tantissimo, ok? Non si sposta più, ok? Tiene veramente molto 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 bene, ok? Allora riprendiamo lo scotch, eccolo qua, non è uno scotch, è un nastro da innesto. Dove lo trovate questo nastro da innesto? Su banggood.com, ripeto per l'ultima volta, questa è una pubblicità, forse non ve l'ho detto, credo di avervelo detto, non mi ricordo più, ho la memoria corta, ok? E lo trovate cliccando sul link che trovate sotto al video, quindi alla prossima pubblicità, mi raccomando, rimanete collegati.